Due denunce per rapina impropria in un supermercato di Piazza Lodi è il frutto dell'attività recente della polizia nei confronti di due giovani, uno dei quali minorenne, ma è anche la realtà che si trovano ad affrontare ogni giorno i cittadini della zona, sia di giorno sia quando c'è buio. Una situazione che sta diventando sempre più complicata e che preoccupa non solo le persone anziane, ma anche i giovani. Ho già paura di sera, quindi io di sera sto sempre in casa, ci sono molti ragazzi che girano. Se sta qui un po' non vede né polizia, né carabinieri, né vigili. È un po' disastrata questa qua, quella piazza qui. C'è da aver paura. Di sera è difficile muoversi. Non giro da solo di qui, se non sono accompagnato in due, in tre, qui non ci vengo. Bisognerebbe che si metta un rimedio o mettere delle telecamere. Penso di poter parlare per un po' tutte, che non ci si fida più a girare anche la sera da sole, perché si ha la paura di essere magari o aggredite o ricevere degli apprezzamenti non richiesti. Questa piazza è molto buia la sera, basta un'occhiata che loro vedono in maniera minacciosa per scatenare risse o comunque non passare un sabato sera tranquillo con i propri amici, ecco. Bisogna avere anche tanta attenzione e non rischiare. Vengono in casa se non stai attenta. Abbiamo segnalato sulla tarda serata presenza di persone che non ci piacciono particolarmente. Se fosse pattugliata oltre le 8 di sera sarebbe meglio, sicuramente. I controlli sarebbero importanti, anche qualche telecamera in più. I controlli ci vogliono, che andiamo avanti sempre così. Anche vivere in città non è facile. Una situazione dunque che spinge le persone a modificare anche le proprie abitudini, in attesa che le richieste relative a maggiori controlli trovino riscontro, alla luce anche delle diverse segnalazioni già effettuate agli organi competenti in chiave sicurezza.